Ciao a tutti, siamo Filippo e Nadia di Posti nel Mondo e oggi... Fermati, perché secondo me sarebbe carino per questo viaggio far vedere anche un po' come siamo arrivati qua. Buongiorno. O forse meglio buonanotte. Forse meglio buonanotte perché sono le 2:30 e noi siamo appena partiti in direzione Bergamo. Siamo in macchina con Lele e Mara. I nostri amici con cui abbiamo già fatto un sacco di viaggio, tipo quindi Marocco. Sicuramente li conoscete già. E andiamo verso Bergamo. Esatto, noi andiamo. Sonnissimo. Primo passo fatto, cioè okay, abbiamo parcheggiato la macchina. Abbiamo parcheggiato l'auto, abbiamo trovato questo parcheggio grazie a My Parking, che è un sito, un sì, aggregatore, un motore di ricerca di parcheggi. Per parcheggi che garantisce sempre il prezzo migliore. E in effetti abbiamo fatto qualche ricerca e devo dire che il prezzo migliore che abbiamo trovato. Esatto. E ora ovviamente prendiamo la navetta che ci porterà all'aeroporto. Ma perché abbiamo voluto farvi vedere tutto questo viaggio già dall'inizio? Per farvi vedere tutti gli orari, perché ora sono le 5:30 di sabato mattina e saremo di nuovo qua domani sera alle 11:30. Esatto, quindi sarà un weekend intensissimo, una notte fuori, esatto. Ma per vedere una città 2 giorni. E oggi siamo a Copenaghen. Siamo appena arrivati in centro e per arrivarci dall'aeroporto abbiamo preso la metro e siamo scesi alla fermata di Kongsnesmitor, qualcosa del genere. La piazza di Kongsnesmitor si affaccia su una delle zone più belle e colorate di Copenaghen, il canale Nyhavn. In effetti questi canali visti dal vivo ci sono piaciuti particolarmente, specialmente a quest'ora che c'è ancora un po' poca gente. Sono tipo presto. Le 10 del mattino. Sì, quindi c'è poca gente ancora in esatto, giro, è sabato. Tutti i locali chiusi, praticamente solo turisti in giro. Molto bello. E adesso proseguiamo la nostra visita. E siamo arrivati sull'isoletta di Slottsholmen, che è l'isola del potere, giusto? Esatto, qui. È l'isola dove ci sono tutti gli edifici del governo, quindi quelli del potere, tra cui ovviamente il Parlamento. Esatto. Il Parlamento danese ha sede nel Palazzo Reale, il Christiansborg Slot, palazzo che viene ancora oggi usato dalla famiglia reale per alcune delle funzioni di Stato. Appena fuori dal palazzo del Parlamento c'è la biblioteca, che è la più grande biblioteca del Nord Europa ed è composta da 2 sezioni, una un po' più antica, che è questa alle mie spalle, e una nuova, che è chiamata il Diamante Nero. Nella biblioteca c'è anche un baretto, un caffè, abbiamo mangiato un panino, un omeletto, qualcosa, uno spuntino per pranzo. Prezzi più o meno normali. Un po' alti però per essere qui a Copenaghen normali. E ora riprendiamo il nostro giro per Copenaghen. La nostra prossima tappa sono i Giardini Tivoli, uno dei parchi divertimento più famosi al mondo. Il parco però è chiuso. Come al solito siamo fortunati, infatti il parco è sempre aperto primavera-estate, sì. Poi chiude, riapre ad Halloween, ovviamente fine inizio gennaio. Sì, riapre ad Halloween, a Natale tutto, ma a gennaio di solito è chiuso, almeno quest'anno è chiuso. E noi siamo sempre fortunati. Esatto. Radhusplatsen, che è la piazza del municipio dove siamo adesso, oltre ad essere una piazza molto bella perché è piena di edifici molto... È enorme e... molto colorati, illuminati anche. E la sua forma prende spunto da Piazza del Campo a Siena, infatti è fatta un po' a conchiglia. C'è un bel avvallamento come appunto Piazza del Campo.
dalla piazza del municipio parte la via Stroget, che è questa, che è la via pedonale principale della di città di Copenaghen. Passeggiamo lungo Stroget, scoprendo stradine, scorci e piazze molto carine. Infine raggiungiamo la Rundetårn, la torre rotonda da cui è possibile ammirare Copenaghen dall'alto. Non ci sono le scale, è un'unica rampa che sale. Qua sopra fa un po' freddo, però la vista è bella. Fa freddo a Copenaghen oggi. E sono le 4:30, il sole è già praticamente scomparso da tanto, è praticamente già notte. E eravamo incerti di salire stasera. Adesso sulla torre o no, o domani no, mattina, ci abbiamo provato, ci è andata bene. Sì, diciamo che è bello. Comunque, lo stesso. Inverno alle 4:30, buio, d'estate diventa buio alle 10, quindi... se venite d'estate avete tutto il tempo per venire qua sopra e godervi il panorama. Esatto, noi adesso andiamo in hotel finalmente, perché dalle 2:30 di stamattina che siamo in giro, esatto. E vi faremo vedere anche l'hotel, insomma, a dopo, tra poco. Per passare la nostra unica notte a Copenaghen abbiamo scelto il Wake Up, un hotel semplice, moderno, in buona posizione e a prezzi accessibili. La sera usciamo, proviamo i monopattini elettrici condivisi e poi andiamo a riscaldarci, si fa per dire, all'Ice Bar, un bar totalmente fatto di ghiaccio. Buongiorno, oggi è domenica, io ieri sera ho lasciato la voce all'Ice Bar, probabilmente. E quindi ci liberiamo di Filippo e parliamo solo noi. Allora, oggi iniziamo la giornata facendo il brunch, perché abbiamo scoperto che in Danimarca sono molto amanti del brunch. Quindi partiamo, brunch, e poi a visitare quello che ci manca di Copenaghen. Sulla strada verso il brunch attraversiamo i giardini del re, che immaginiamo diano il meglio nei mesi più caldi e non di certo in inverno. E assistiamo, per puro caso, al cambio della guardia al Rosenborg Slot. Noi finalmente tra poco mangiamo, siamo a Norrebro e siamo pronti per il nostro brunch. A Norrebro non c'è niente in particolare da vedere, ma le vie sono tutte molto graziose e passeggiare è piacevole. Torniamo verso il centro riattraversando il canale e ci fermiamo a fare un altro spuntino al mercato di Torverhallen. Abbiamo mangiato in questo mercato, un mercato pieno di specialità da tutto il mondo, tra l'altro. Abbiamo mangiato lo Smørrebrød, qualcosa del genere. Esatto, che è il panino tipico, sì. Danese, praticamente pane, burro e un sacco di altra roba sopra. Salmone, abbiamo mangiato carne, era buonissimo. Verdure. Prezzi altini, diciamo. 12, altini. 13 euro ogni bruschetta, poi sì. Tipo una bruschetta. Sì, delle bruschette. E
arriviamo dalla statua della sirenetta, la famosissima statua della sirenetta, una delle cose più fotografate di Copenaghen, che secondo il mio modestissimo parere non vale poi così tanto la pena, nel senso è molto fuori dal centro, qua vicino non è che ci sia così tanto da vedere, venire qua apposta solo per una statua piccolina e abbastanza banale non mi sembra il caso. Nadia, non so se sei d'accordo con me. Facciamo un po' di polemica. Non è vero che in zona non c'è altro da vedere. Troviamo la fontana di Gefion, che anche se spenta è molto bella, la carinissima St. Alban Church e anche la fortezza di Castellet, dove siamo ora, e che è il posto dove c'è anche l'unico mulino a vento di Copenaghen, che è là. Poco più a sud, passeggiando lungo il canale, arriviamo ad Amalienborg, che è il complesso dove vive la regina di Danimarca. Tra musei, parate e cambi della guardia, qui ci sarebbero tante cose da fare, ma si sta facendo tardi e vogliamo arrivare con ancora un po' di luce alla nostra ultima tappa del weekend a Copenaghen. L'ultima tappa di questo giro a Copenaghen è Christiania, che è una comunità autonoma. La comunità autonoma, adesso entreremo, cercheremo un po' di capire meglio di cosa si tratta, però sappiamo che all'interno non è possibile fare video. Né video né foto. È tipo una comunità hippie. All'interno della comunità si possono fare le foto un po' ovunque, tranne in zone un po' particolari in cui è espressamente scritto di non farlo. Abbiamo capito il motivo per cui non si possono fare foto in alcune zone. Diciamo che si è contro le droghe pesanti, ma non contro quelle leggere, l'odore in giro è buono. Sì, e ora ci prendiamo comunque un aperitivo qua, perché ci sono anche tanti bar, tanti posti dove mangiare, tutto. Finalmente ci scaldiamo anche un po' di questa Copenaghen ghiacciata. E poi inizieremo a avvicinarci verso l'aeroporto, perché stasera avremo l'aereo. Che ci riporterà in Italia. E qua finisce questo video, questa avventura, questo weekend. Questi due giorni faticosissimi, bellissimi, però ma belli. Faticosissimi. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, magari condividetelo, iscrivetevi al canale, insomma. Insomma, tutte quelle solite cose. E ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Ciao!